Ascolteremo alcuni versetti del Vangelo di Matteo, capitolo 8. Ed è un Vangelo che ci richiama fortemente alla umiltà. Chissà se sappiamo che cos'è l'umiltà. L'umiltà è Gesù Cristo. L'umiltà non è una virtù, l'umiltà è l'adesione a Gesù Cristo e a quello che Lui è e ha fatto, ma anche a quello che Lui fa, come lo fa e come lo pone agli altri. Facciamo presto a fare grandi proclami, ma poi in realtà facciamo fatica a reggere le piccole cose quotidiane. Passando l'altra riva, si avvicinò uno scriba e gli disse: «Maestro, ti seguirò dovunque tu vada». Potremmo anche declinare con «Tu sei l'amore della mia vita, senza di te non posso fare, darò la vita per te», come ha detto Pietro. Ma poi quando concretamente il Signore ci chiede di stare dietro, quando il Signore concretamente ci dice di mettere l'altro al primo posto, quando dice tua moglie, tuo marito è più importante di te, tua sorella è più importante di te, di quello che pensi o fai tu, e qui cadono molti cuori, perché dobbiamo ammettere che fare spazio all'altro, permettere all'altro che viva, dentro di me per quello che è difficilissimo. È una battaglia che tutti i giorni noi dobbiamo intraprendere. Quindi è per grazia che noi possiamo seguire Gesù. Ti seguirò dovunque tu vada. E lui sa benissimo che la sua meta è la croce, è il dono della vita. E quante volte allora anche noi facciamo davvero, con consapevolezza anche, con generosità, atti di questa espressione. Ma la generosità non regge la vita. La generosità, se non è basata su una relazione profonda con Gesù, non regge la vita. Cioè regge il momento, regge la situazione, regge quell'ora in cui ti puoi impegnare, ma non regge una vita la generosità. Se non c'è un rapporto reale, vero, con il Signore, che ti motiva tutti i giorni il perché devi ricominciare, il perché devi donare la vita dentro la tua famiglia, perché devi considerare l'altro più grande di te, più importante di te. È sempre una questione di dimensione spirituale, non so se capite. Se c'è questa, allora il resto viene, ma se manca la dimensione spirituale, cioè l'attaccamento a Gesù Cristo, alla sua parola e al Vangelo, noi andiamo per la nostra strada. Non ti seguirò dovunque tu vada, ma io ho già la mia strada, il mio modo di vedere, di pensare. Ecco, tutti i giorni noi dobbiamo rimetterci in uno stato di conversione per seguire Gesù. Quindi l'umiltà è il grande richiamo per poter seguire Gesù Cristo. E allora ti accorgi che per grazia tutti i giorni tu riparti. Non perché puoi basarti se hai dormito bene o male, se stai bene o se stai male, ma per grazia tutti i giorni riprendi in mano la tua vita e ne fai oggetto di dono. Perché lui lo dice molto chiaramente, non ha dove reclinare il capo. Non è tanto il posare il capo, ma non ha dove reclinare il capo.
e Cristo l'ha reclinato sulla croce. Cioè non ha un luogo dove qualcuno arriva fino in fondo nell'obbedienza come lui. Perché anche l'obbedienza, vedete, è una dimensione spirituale. San Benedetto dice: quando tu obbedisci, ma dentro di te mormori, fai le cose malvolentieri, hai sempre da ridire, non ti fai vedere, ma intanto non sei contento. Dice: quell'obbedienza lì non conta nulla, perché non porta a nessun beneficio spirituale. Ecco. Ecco dove ci vuole portare San Benedetto e ancora di più Cristo. Cioè che tutto ciò che noi facciamo per amore, in qualche modo ne viene fuori. Ma tutto quello che noi facciamo per il nostro io, anche se non è visto, anche se salviamo la faccia, in realtà non ci porta nessun frutto spirituale, cioè nessuna comunione. Se io servo mio marito, mia moglie o mia sorella, ma mormorando, vuol dire che non c'è comunione. Vuol dire che la relazione non si basa su un atto di fede, un atto di carità, un atto di umiltà, ma si basa sul ho ragione io, mi conviene oppure no. Gesù ha reclinato il capo dopo aver donato lo Spirito Santo. Questa è la cosa importante. Cioè che Gesù fino all'ultimo ci conduce alla verità di noi stessi attraverso lo Spirito Santo. Ci dona la sua forza, la sua misericordia, ci dona tutto questo. Questa è la cosa stupenda. Cioè che Gesù arriva dove noi non arriviamo. Lo fa Lui. Chiedendo anche noi nella nostra piccola parte di poterlo fare. Ma chi reclina il capo è mettendo lo Spirito è solo Lui, il Signore, e lo fa per tutti. Poi dice una frase abbastanza importante: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli rispose: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Cioè vuol dire che abbandonati a noi stessi, noi siamo morti. Se noi pensiamo sempre che la vita va condotta per quello che facciamo noi, in realtà dobbiamo sempre sistemare tante cose prima di dire di sì. Questo ovunque, in casa, nel lavoro, nei servizi, no? Prima c'è il mio modo di. Ecco, senza di Lui, se noi non abbiamo Lui dentro di noi, la nostra vita è morta. La nostra vita non è soggetta allo Spirito, non è guidata dallo Spirito. Senza di Lui siamo morti. Allora non presumere tu di aiutare gli altri. Non presumere tu di sistemare tutto prima di seguirlo. Non presumere di avere più vita dentro di te degli altri, di fare da maestro. Se Gesù ti chiama a un dono, a un servizio, ad una realtà, tu pensa al suo bisogno, alla sua chiamata. E non pensare di essere tu indispensabile per la tua casa, per la tua famiglia, per quello che sei e che fai. Perché tutto appartiene a Cristo, ma soprattutto il nostro cuore. È lì che si gioca la partita ogni giorno.